Torniamo al Parco Ronza, si sta per concludere un progetto PON portato avanti dall'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana, la ricerca di un valore perduto, il rispetto dell'ambiente boschivo. Ce ne parla la professoressa Vilma Piazza. Allora, il progetto è stato realizzato nell'ambito di un'azione del PON, che è l'azione C3, finalizzata a realizzare un progetto di legalità in ogni scuola, infatti si chiamava Legali al Sud. E noi abbiamo realizzato questa attività insieme al Corpo Forestale di Piazza Armerina, che stamattina ci ospita in questo parco, e insieme al professore Sarda, professor Ciandia, professor Pani, abbiamo realizzato, messo in campo un progetto diviso in due moduli. Abbiamo collaborato anche con Start TV, questa TV, la testata giornalistica Start News. Start News, e praticamente in una prima fase i ragazzi hanno conosciuto proprio il territorio accompagnati dal Corpo Forestale. Abbiamo realizzato anche dei piccoli, delle piccole visite di istruzione al Parco dello Zingaro e a Vendicari e anche ai laghetti di Avola. La seconda fase invece i ragazzi hanno messo in campo un'azione proprio pubblicitaria di sensibilizzazione del territorio. Lo scopo è quello di fare in modo che tutta la popolazione capisca che non bisogna assolutamente causare nessun danno alla natura circostante, preservare i boschi che sono una nostra risorsa vitale per il territorio. Quindi fra poco i ragazzi potranno, quelli del primo anno, accolti da quelli del quinto? Ecco, sì, questa è un'altra cosa. Abbiamo deciso in un'unica giornata di fare coincidere due attività. Quella di manifestazione conclusiva del C3, del rispetto dell'ambiente boschivo, oltre a una festa dell'accoglienza. Abbiamo qua 8 prime stamattina, 2 del turistico e gli altre 6 sono dell'istituto tecnico industriale, e questi ragazzi oggi verranno accolti dalle rispettive quinte che faranno da tutor, perché appunto li accompagneranno in questa giornata che è di festa, di allegria, di musica. E potranno ammirare sia lo spot pubblicitario realizzato dai ragazzi sia i cartelli. E anche i cartelli che abbiamo realizzato. La cerimonia inizia con appunto la scopertura del manifesto più grande che i ragazzi hanno realizzato grazie anche alla collaborazione di un artista che si chiama Graziella Gange, la supervisione grafica. Bene. E quindi andiamo a vedere. Ogni scuola poteva presentare al Ministero un progetto legato a tematiche relative alla legalità. La nostra scuola come tematica ha scelto la legalità legata al rispetto ambientale.